tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo la terza e ultima parte per quanto riguarda i calendari dell'avvento. Volevo fare un resoconto un riassunto per quanto riguarda i calendari dell'avvento. Non guardate i miei capelli perché di sistemarli non me ne frega niente. Quando li asciugo, gli ho messo la cera e io ho tipo una specie di criniera. Devo andare dalla parrucchiera e tagliare un pochettino i capelli, dargli una sistemazione, ma non so se avete la stessa sensazione che ho io, gli stessi miei sentimenti. Ma sentia. Chi non è siciliana mi secca. Iniziamo nel parlare di questo calendario. Questo calendario mi è stato regalato da Laura, la cugina del cuore. Ciao Laura, ciao. E ovviamente io gli avevo preordinato questo calendario, invece poi alla fine lei me l'ha regalato, quindi la ringrazio tantissimo. È arrivato in ritardo, ma come quasi tutti gli altri calendari, però questo è arrivato dopo perché c'è stato un piccolo problema con la spedizione e tutto. Però il prossimo anno mi metterò d'accordo prima, gli romperò le scatole prima. Era composto in questa maniera, con le caselline che si aprivano così e la plastica di dentro, come l'altro che avete visto. Ha 24 caselle e adesso vi dico cosa ho trovato. Nella parte dietro, il retro della scatola, ci sono anche le traduzioni per quanto riguarda i prodotti che trovavo in questo calendario, ma la cosa bella è che li ho trovati anche dietro le confezioni. Allora, adesso vi dico quello che ho trovato. Ho trovato questo qui che è a lime e dovrebbe essere una pastiglia effervescente per i piedi, menta, bio e lime, ed è una pastiglia per fare tipo il pediluvio, e quindi queste mi piacciono tantissimo perché io lo faccio spesso. Poi ho trovato una bed mini che sarebbe una mini galletta, dov'è? Mini pastiglia da bagno con profumo floreale. E queste qua io utilizzo anche i sali per quanto riguarda la vasca da bagno, perché mi piace e quindi li utilizzo. L'altra scatolina è questa, molto molto belle anche i pack, cioè vedete anche tipo il sacchettino così, la scatolina, le boccette. Questo invece che cos'è? Evitare il contatto con gli occhi, sì, questo l'abbiamo capito, ma che cos'è? Che cosa sei? È un gel doccia profumo floreale, un gel doccia solido, quindi voglio sentire il profumo. Ho riperso, no, non ci posso credere, poco fa mi servivano. Ok, voglio sentire il profumo, visto che questa è la scatolina, si può anche aprire. Bello. Ah, sì, è quello, ma buono, sì, mi piace. Io prima avevo Lush qui, diciamo, a Catania, invece adesso non c'è più, quindi pace amen. Poi l'altra come si dice, l'altra pastiglia è mini pastiglia bagno con profumo dolce, quindi sembra una pastiglia per il bagno, quindi abbiamo due pastiglie. Una è questa che era floreale, invece questa è un profumo dolce, quindi floreale e dolce. Poi andiamo avanti e vediamo qui, perché c'erano anche dei prodotti proprio adatti, tipo, aspettate che li metto vicini così vi dico anche le profumazioni, perché c'era questo con questo, giusto? Sì, c'era questo con questo, poi c'era questo con questo, con questo, con questo, con questo, con questo. Allora, questi due erano uguali e poi c'erano questi due, sì. Allora, ho trovato queste mini size, tipo, non lo so se li vedete così tipo vicino dove sono io, tipo queste. Poi abbiamo queste, diciamo, mini size di 20 ml di prodotto,
in cui abbiamo, questa è una crema mani al melograno. Poi abbiamo questa che è una crema mani alle bacche invernali. E questa che è un gel doccia al melograno. Poi abbiamo questi due prodotti con la stessa profumazione, che sono della marca Hydro Dash Gel ed è bio. E abbiamo qui un gel doccia all'aloe vera bio con fiori di loto. E qui abbiamo una crema mani aloe vera bio e fiori di loto. Quindi abbiamo un gel doccia e una crema mani. Ottimo. Perché la possibilità di provarle le avete. Poi abbiamo, sempre per quanto riguarda l'aloe vera, abbiamo un gel corpo aloe vera e un gel doccia aloe vera. Quindi utilizzate il gel doccia e poi mettete la crema. Questa è una cosa che mi piace quando sono in combo. Poi, sempre in combo, abbiamo una crema corpo alla peonia, una maschera viso alla peonia. E questo è un gel, vabbè, un doccia crema alla peonia. Quindi abbiamo questi tre prodotti, tutti e tre con la stessa profumazione, quindi li potete utilizzare in combo. Poi abbiamo questo tubetto che è quello che ho trovato più grande di tutti ed è il, che cos'era? È un gel doccia, quindi è abbastanza grande, alle rose. Questo mi piace che ha il cuore. Fa la forma del cuore, mi piace tantissimo. E poi sono rimaste tutte queste boccettine in vetro che sono dei prodotti a parte. E abbiamo questo, che cosa sei? È un concentrato bagno, quindi sono delle gocce che potete inserirle nella vasca. Che profumo! Ho fatto la goccia, vero? Ci sono le bolle. Ah, che profumo! Questi sono delle goccine, tipo le potete utilizzare tipo come goccine ed è un concentrato bagno e il profumo è canapa, patchouli e legni di sandalo. Molto molto bello, è 20 ml di prodotto. Questi li potete mettere nella vasca quando la riempite, mettete queste goccioline. Vi fa un profumo bellissimo. Poi abbiamo un olio corpo al melograno e pompelmo. Poi abbiamo un bagnoschiuma all'arancia bio e macadamia, questo anche voglio sentire il profumo. Poi abbiamo un bagnoschiuma rilassante aroma fruttato. Siccome sanno che io ho la vasca, mi hanno mandato tutti questi prodotti, nel senso ho trovato questi prodotti. Poi questo che cos'è? Questo è un concentrato bagno al magnesio, arnica e mirta. Quando è il concentrato, vi ricordo, dovete mettere pochissimo, sennò poi vi dà la testa, cioè svenite nella vasca, in poche parole. Poi abbiamo un bagnoschiuma rosa bio e olio di chia. Poi abbiamo un concentrato bagno alla lavanda, luppolo e legni di sandalo. Legno di sandalo, bello la profumazione, questa l'ho sentita. E poi abbiamo un bagnoschiuma albicocca bio e menta. E poi dulcis in fundo, un prodotto che Stefania fa la colazione ed è un balsamo labbra sempre della parte Hydro Express, che è questa, ed è ottimo perché 4,7 grammi di prodotto e sapete tutti che io amo, amo, amo i balsami labbra. Allora, che dire, sinceramente mi è piaciuto, io uso tantissimo la vasca da bagno, uso tantissimo farmi il pediluvio e tutto, e automaticamente questi prodotti andranno subito sotto nel bagno sotto e li utilizzerò sicuramente perché avendo la vasca mi viene molto più facile utilizzarli. Quindi sono rimasta molto ma molto contenta di questo calendario, mi è piaciuto tantissimo e sono sicura che il prossimo anno lo prenderò assolutamente perché ci sono dei prodotti che di solito io non utilizzo e qui non ci sono. Perché questa marca non, ovviamente essendo tedesca non la conosco. Quindi per quanto riguarda questo li ho messi tutti qua per capirci qualche cosa. Per quanto riguarda questo calendario per me è approvato number one. Poi non ho qui la scatola perché Chloe ci ha fatto la festa, ma vi posso far vedere cosa ho trovato nel calendario dell'avvento di Essence.
Devo dire che mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto molto, tranne qualche prodottino, ma mi sembrava anche normale che c'erano qualche prodottino, diciamo che non era un granché, come ad esempio questi che regalerò, che sono gli stickers brillantini. Magari i brillantini li posso lasciare per fare un make-up più particolare, ma gli stickers. I braccialetti, questi mi piacciono, infatti adesso li toglierò dalle confezioni e li utilizzerò perché a me piacciono tantissimo i braccialetti. Poi le spugnette, sapete tutti la mia passione per le spugnette, quindi queste le terrò perché io le adoro in assoluto. Poi io, avendo delle ciglia abbastanza particolari e avendo il piegaciglia, questo qui di Essence, non potevo non provare il piegaciglia così particolare di Essence, e quindi lo proverò assolutamente, e infatti di questo sono rimasta contenta. Poi c'è questo aggeggino per pulire i pennelli, questo lo posso anche tenere perché mi viene anche facile nella pulizia dei pennelli, quindi ok, carino. Poi abbiamo una lima che non fa mai male, queste sono ottime. La metterò, spero che non siano, no, infatti, perché alcuni sono tipo di cartone, però hanno quell'effetto che si toglie direttamente la pellicola, in poche parole, non mi piace. Poi abbiamo trovato lo specchietto con tutta la custodia, devo dire che è carino. Ne ho tanti specchietti, ma ho anche tante borse, quindi posso metterla tipo una in ogni borsa, quindi accettabile. Poi aspettate che ve li apro tutti perché come pennelli ne abbiamo trovati un bel po'. E li apriamo. Mi aspettavo di più, sinceramente, per quanto riguarda i pennelli, ma devo dire che sono utili sia il pennello di applicazione, sia pennello da sfumatura, sia pennello per pulire le mie sopracciglia, perché io questi li utilizzo per pulire le sopracciglia quando o ci va tipo il fondotinta, o che so, la cipria la devo togliere perché si incastra nella mia sexitudine. Ho la pelle secca, automaticamente certe volte mi si incastra anche la cipria. Oppure io li utilizzo quando metto troppo mascara, nel senso che lo scovolino del mascara rilascia troppo prodotto, io poi passo questo qui e mi pulisco le ciglia togliendo il prodotto in eccesso. Questo pennelli sempre utili, i pennelli di Essence sono il must have per quanto riguarda questo brand. Poi la parte dolente sono sempre gli smalti, o perché non ho la passione di mettere smalti e quant'altro, però diciamo sono questi. Ovviamente sono dei top coat, dei sigillanti, sono carini, utilizzerò i sigillanti per quanto riguarda i piedi, ma e per quanto riguarda quando si strappa la calza, certe volte tiro il filo con il braccialetto di Pandora e devo sistemarli, li metto un po' di smalto trasparente, li sigillo il buchetto perché sennò si apre. E niente, smalti nì, perché ho nì. Poi abbiamo questo che cosa è? Che cos'era questo? È una maschera, vitamina 25 ml. Non c'era la traduzione. Maschera idratante, quello c'è scritto. No, non c'è la traduzione. Dov'è il mio cellulare? Mi hanno rubato il cellulare, sono da sola a casa. No, qua. Allora, vediamo. Mi ha riconosciuto il mio cellulare. Vi capita che quando fate le maschere aprite il cellulare, chi ha l'apertura ovviamente tramite il viso, e non vi si apre perché nemmeno vi riconosce? Allora, è una maschera mani idratante. Ah, è una maschera mani. Ok. Sì. E poi ovviamente questa maschera mani è di 25 ml di prodotto, è buona come maschera, va 25 ml. Questa la devo far provare anche a mio figlio perché ha le mani un po' disastrate in questo periodo. E poi abbiamo un lip gloss per le labbra. Poi un blush e un illuminante. Il pack è molto molto carino.
cioè, non, per quanto riguarda Essence fa dei disegni molto molto belli, dei pack bellissimi, questo è un illuminante dorato spettacolare. Poi un ombretto che sarebbe una base in crema, questa la utilizzerò perché già gli ho pucciato il mio ditino. Poi un rossetto che devo dire non lo so se tenerlo o no, però lo volevo swatchare per vedere se era uno dei colori che mi sta meglio a me, quindi lo proverò. E poi una matita nera, che sono le migliori in assoluto. Le matite di Essence sono fantastiche. E il mascara Extreme, che è volume. Questo io lo adoro. I mascara di Essence sono i must have veramente. Ditemi se volete un video per quanto riguarda tipo Essence, quello che io preferisco, quello che io riacquisto sempre, perché mi piacerebbe farlo. E poi per finire abbiamo trovato un lip balm, quindi un balsamo labbra, e un lip scrub, quindi uno scrub per le labbra. Ed è bellissimo perché io li cercavo, infatti poi avevo acquistato il calendario di Nivea e dentro il calendario di Nivea ho trovato il lip scrub, quindi sono rimasta contenta. E adesso anche in quello di Essence ho trovato il lip scrub, quindi mi piace, mi piace, mi piace. Allora, che dire del calendario di Essence? Mi è piaciuto tantissimo, sono rimasta molto contenta, mi sono piaciute la maggior parte delle cose, ovviamente Essence non mi delude quasi mai, vi dico quasi mai ovviamente. Se lo ricomprerò sì, questo fatto così sì, perché quello invece fatto che lo dovete comporre voi non mi è piaciuto perché vedo molto più smalti. E qui ne abbiamo trovati tre, invece negli altri ne ho visti molti ma molti di più e quindi questa cosa non mi piace. Quindi riacquisterò il calendario dell'avvento per quanto riguarda Essence, sì, se sarà composto così, no, che lo devo fare io. Poi andiamo con l'ultimo calendario ed è questo. Questo è sempre acquistato al DM e sempre che me l'ha preso la mia migliore amica Patrizia ed è della Trinity Tap, 24 giorni. E l'apertura era così, anche questa era con l'apertura con la plastica dentro ed era così. Ovviamente ho trovato tutti i prodotti intatti, non ho avuto nessun problema, quindi sono rimasta contenta. E adesso vi faccio vedere cosa ho trovato dentro il calendario. Qua ho messo tutti i prodotti, ho cercato di selezionarli, nel senso metterli in tutti in questi contenitori per quanto riguarda Sephora per venirmi meglio nel fare il video. Allora, per prima cosa vi faccio vedere quello che non mi è piaciuto assolutamente, chissà perché, e sono gli smalti. Sapete che a me gli smalti non piacciono e quindi questi li regalerò. Questi sono quelli in formato piccolo e abbiamo un dorato e un rosellino pallido, molto molto pallido. E poi ho trovato questi due grandi dove abbiamo dei glitter dorati e questo iridescente fucsia. E sono questi qua. Questi sono stati le cose che non mi sono piaciute per niente. Poi ho trovato due palettine e vi ricordo anche che tra un calendario e l'altro cambiano i prodotti all'interno, perché ho visto altri video di altre ragazze che avevano lo stesso calendario e i prodotti all'interno erano diversi, nel senso che la no, si è sporcato. La colorazione era diversa. Aspettate. Ok. La colorazione dei prodotti era diversa. Questa è la palettina ed è sui colori nude, non è stata swatchata niente, questi sono proprio è così uscita. Se volete le prove, ovviamente sia su Instagram che su TikTok ci sono i video per quanto riguarda l'apertura dei calendari, quindi li vedete direttamente là. Questa era una delle palettine, aspettate che gli rimetto la custodia che è messa al contrario. E
poi ho trovato questo che è con gli ombretti cotti, quindi che li potete utilizzare bagnati. E gli ombretti in questione sono questi, sono molto molto belli. Ovviamente, per quanto riguarda il trucco, ad esempio, se volete un video dove utilizziamo questi prodotti, scrivetemelo giù nell'info box. Sì, giù nell'info box, scrivetemelo nei commenti che ovviamente lo farò, perché credo che abbiamo qualche possibilità di fare qualche cosa. Poi abbiamo trovato, cioè ho trovato questo pigmento ed è molto carino, sembra tipo rose gold di MAC. Non mi ricordo, era rose gold di MAC, come si chiamava? Comunque mi piace tantissimo quel pigmento, infatti ce l'ho in full size nel formato grande perché l'ho utilizzato tantissimo. Comunque questo è da 12 ml di prodotto. Poi abbiamo questo che è un nail harder, quindi è un prodotto per le unghie. Nail, sì, un prodotto tipo una specie di top coat per quanto riguarda le unghie, 24 ml di prodotto. Poi ho trovato questo che ho visto da altre ragazze che era diverso ed è un... che cosa sei? È un shimmer e shadow, un ombretto shimmer. Questa è la colorazione. Si vede? Uè, voglio... Ecco, questa è la colorazione. Quindi abbiamo la possibilità di fare un make-up. E poi abbiamo un eyeshadow matte in questo color borgogna. Molto molto carino anche questo. Non li swatcho così, vi dico la verità, perché mi sono accorta che mentre faccio video ho certe volte le mani sporche, non vorrei pucciare le dita già nelle cose sporche. Poi abbiamo trovato un highlighter, un illuminante molto carino perché ha la forma ha le stelline con la forma dell'albero di Natale ed è molto molto bello. Mi piace tantissimo. Spero che come scrivenza sia ottimo. E poi una finish powder della Trendy Adapt, ovviamente. Ed è, non so se è opacizzante, sinceramente. Questo poi ovviamente la controllerò. Se mi sbaglio sarà sigillata. Sì, infatti è sigillata e ha il puff. Questo ovviamente la proveremo. Poi una lima. Questa la metterò in borsa. Questa serve sempre. Una mini lima. Questa la dovete tenere sempre perché mi capita che sbecco le unghie e o mi tiro i capelli o mi tiro le calze o mi tiro la tuta. Invece, ta 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 ta, subito subito togliete il disturbo. Poi ho trovato dei prodotti occhi e alcuni prodotti labbra. Allora, in questo calendario abbiamo trovato due mascara ed è una cosa che mi piace. E abbiamo Oil Free Mascara, che è questo. Ovviamente non lo apro perché ho altri mascara da utilizzare. E poi un semplice numero 1 mascara. Non dice tipo volume. Questo è volume. E questo è volume. Due mascara per quanto riguarda il volume. Questi ovviamente li proveremo se faremo il video, li utilizzeremo, poi sceglierete anche voi quale dei due. Poi ho trovato questo che è un lip gloss e assomiglia tantissimo a quello di Nabla. Ah, questa forse è la linea Argan Oil. Comunque, assomiglia tantissimo a quello di Nabla, il colore, perché ha delle iridescenze all'interno. Non so se si vedono. Ha delle iridescenze. Molto, molto carino. E poi una tinta labbra, lip cream, matte, nella colorazione 035, ha 5 ml di prodotto, ed è un nude, un color carne, come li utilizzo io, ed è questo. Molto molto bello. Poi abbiamo visto che ci sono dei rossetti. Questo è Ultra Matte Lipstick e la colorazione è questa. E già vi dico che è troppo troppo chiara per me. Troppo rosa, troppo chiara, troppo troppo troppo. Ed è matte. Questa sicuramente la darò. E poi l'altro è questo che è un two-tone. Quindi
Ah, quello con la parte di dentro, tipo il balsamo. Questa è molto carina, questa la devo provare. Se non mi piace il colore, poi lo do a mia mamma. Comunque è molto molto bello il colore. E poi di dentro c'ha il balsamo. Vedete? Questo. Molto molto carina come cosa. Quindi lo proverò. Poi c'era questo qui che l'avevo visto ed è un lipstick ed è quello iridescente, tipo come l'illuminante. Questo è il colore, vedete? E questo si utilizza tipo mettete la tinta labbra, un rossetto o anche nelle labbra nude e poi mettete questo, vi dà diciamo delle iridescenze sulle labbra ed è molto molto carino. Poi le ultime cose, una matita labbra ed è una lip liner ultra smoky di questo colore. No, non è labbra. No, è marroncino. Boh. Comunque, una matita, questo è il colore. La matita la posso temperare, quindi anche se la swatch non fa niente. Questa matita. Poi questa che è un lipstick nella colorazione 015 ed è questo, cioè ha una forma particolarissima a goccia, vedete? Cioè molto molto particolare. Allora, questa ha una forma molto particolare, se vedete ha la forma di una goccia, vedete? Cioè troppo troppo particolare e il colore potrebbe anche andare, potrebbe anche piacere. Poi abbiamo un nude matte, quindi un matitone ed è questo, ed è un nude, quindi si può utilizzare benissimo, molto bello anche il colore. E poi per finire questo che è un lipstick bronzing. Ah, è quello che ho sbeccato io. Mi è anche caduto a terra. Vabbè, questo ovviamente lo pulirò. Ed è questo, ma non mi piace assolutamente. Questo poi lo regalo, lo pulirò e lo regalo. Ed è questo, ma non mi piace proprio assolutamente. Questo poi lo disinfetto. Sì. Questo con gli smalti è l'unica cosa, diciamo, che non mi piace. Perché il colore non mi piace da vecchi proprio, non, no, assolutamente, non mi è piaciuto. E niente, questo è tutto per quanto riguarda questo calendario e devo dire che la matita non si toglie. Allora, facciamo un resoconto per quanto riguarda questo calendario. I prodotti mi sono piaciuti in base alla mia scoperta. Gli unici prodotti che non mi piacciono sono questo matitone, questo rossetto, bronzing, lipstick, questo prodotto per le labbra. Non mi piace proprio il colore, poi la tenuta non la so. E il fatto che c'erano quattro smalti. Questa, diciamo, era la parte che non mi è piaciuta, però per tutti gli altri prodotti mi sono piaciuti. Questo rimando ovviamente l'acquisto perché prima vorrei provare i prodotti, perché in base all'estetica e al prodotto in sé, devo dire che mi piace sia l'estetica perché è tutto nero, è tutto tipo stile Mesauda e mi piace. Ovviamente voglio testare il prodotto. Se mi piace il prodotto, automaticamente riacquisterò il calendario il prossimo anno. Non so se dire come qualitativa prezzo. Allora, non so se in base alla qualità il prezzo sia giusto, però devo dire che i prodotti mi piacciono, li proverò, vi farò sapere e in caso se volete facciamo un video proprio apposito così scopriamo insieme se questi prodotti sono validi o meno. Bene, per quanto riguarda questa tipologia di video è tutto. Ditemi ovviamente quale calendario vi è piaciuto di più. Questo ve lo inserirò nella playlist per quanto riguarda i calendari che vi ho fatto anche il video. Ditemi quale vi è piaciuto di più tra tutti i calendari che ho diciamo spacchettato e se c'è qualcosa che proprio volete vedere subito, tipo make-up o qualche prodotto che volete che lo utilizzi assieme a voi, tranne ovviamente quelli per il bagno.
lo faremo insieme e tutto. Quindi, per quanto riguarda questo video è tutto. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!